31 agosto 1857. Sua Maestà il Re partì ieri sera alle 10 da Torino con un convoglio speciale della strada ferrata e giunse a Susa alle 11:15. Dopo un quarto d'ora Sua Maestà ripartiva per il Moncenisio e alle 5:30 di questa mattina muoveva da Lan-le-Bourg per Modane. Un dispaccio elettrico giunto alle 11:30 dalla stazione di Saint-Jean-de-Maurienne ci annuncia che alle 7:30 è stata felicemente compita a Modan la cerimonia dell'inaugurazione dei lavori del Moncenisio. 1 settembre 1857. Riceviamo per dispaccio elettrico le seguenti notizie sulla cerimonia dell'inaugurazione del traforamento del Moncenisio. Un elegante padiglione era stato apparecchiato per ricevere Sua Maestà ed il suo seguito. Di fronte si elevava un arco rappresentante l'ingresso del tunnel delle Alpi. La cerimonia della benedizione, che cominciò immediatamente, non durò a lungo e si terminò con una allocuzione di Monsignor Vescovo di Morian che ufficiava. Dopo di ciò, il re, dando fuoco alla mina preparata, annunziò a tutti il cominciamento del gigantesco lavoro del traforamento del Moncenisio. La più grande œuvre de temps moderne est accomplie. La più grande opera dei tempi moderni è compiuta. Con questo titolo risonante, la rivista L'Illustration Française, nel settembre 1871, dava la notizia che la galleria ferroviaria del Fréjus, tra Bardonecchia e Modane, era aperta al traffico. Il tunnel, lungo 13.636 metri, capolavoro d'ingegneria realizzato in soli 14 anni di lavoro e nonostante quattro guerre, sostituiva finalmente, alla lenta e disagevole scalata del Moncenisio, una via di comunicazione rapida, diretta e sicura tra Torino e Lione, tra Roma e Parigi, tra Italia e Francia. Offriva possibilità rivoluzionarie allo sviluppo degli scambi tra il nostro paese e l'Occidente europeo, e rappresentava uno splendido successo della tecnica. Se ci riportiamo indietro, non sorridiamo più per l'ingenuità dei nostri avi che celebrarono il traforo del Cenisio come il trionfo della scienza, la vittoria della luce sulle tenebre, e lo ricordarono in un quadro del Ballo Excelsior dedicato all'esaltazione del progresso. Io credo che occorre ricollocare veramente nella sua valenza la più importante opera tecnologica mondiale di tutto il XIX secolo. Quest'opera attestazione di tutti i giornalisti, gli scienziati che fecero tappa grandemente a Bardonecchia, tutte le riviste illustrate del mondo, le riviste non solo scientifiche ma anche quelle di divulgazione popolare, si occuparono di questa impresa titanica tentata dall'uomo, sul cui risultato pesavano delle incertezze straordinarie. Il traforo del Fréjus arriva in un momento molto importante per la storia del Piemonte, perché crea finalmente un punto di collegamento efficiente, efficace tra il Piemonte e la Francia, e quindi collega questo paese giovane appena entrato nella rivoluzione industriale con il resto dell'Europa. L'Italia di allora è un paese ai margini dell'Europa che conta. Un paese afflitto da forti squilibri territoriali, che si regge su un'agricoltura per lo più di sussistenza e sull'attività di una congerie di esercizi semi-artigianali e di opifici a uno stadio rudimentale o quasi. Scarse sono le materie prime, altrettanto le risorse energetiche. La popolazione è per tre quarti analfabeta. E per gran parte della manodopera qualificata e dei tecnici si deve ricorrere all'estero. Nelle fabbriche senti capi e sottocapi parlare inglese e tedesco, osserva in tono sconsolato nel 1872 Luigi Luzzatti.
Anche per i capitali non c'è di che scialare, tutt'altro. Il reddito nazionale è sì o no un quarto di quello della Gran Bretagna e nemmeno un terzo di quello della Francia. Oltretutto, una buona parte della liquidità esistente viene assorbita dalle forti tasse imposte per sanare gli ingenti debiti ereditati dagli stati preunitari e per scongiurare la bancarotta delle finanze pubbliche. Il Regno di Sardegna, merita ricordarlo per capire meglio i problemi legati alla Galleria del Frejus, comprendeva allora, con il Piemonte e la lontana isola mediterranea, la Savoia e Nizza, cedute più tardi alla Francia quale compenso per l'aiuto nella guerra del 1859, e la Liguria, annessa dopo l'avventura napoleonica. Confinava ad oriente con la Lombardia, cioè con l'Austria, nemica. Era politicamente isolato dagli altri stati italiani e tenuto in sospetto per il suo regime costituzionale. Da un lato guardava all'Italia per una solidarietà nazionale che la sfortunata avventura del 48 aveva reso più forte, ma una solidarietà diversa di interessi pratici e di scelte ideali la univa all'Occidente europeo, che si trovava all'avanguardia nello sviluppo economico e nell'evoluzione civile. Il Piemonte aveva bisogno di uscire dall'isolamento. La sua stessa posizione geografica lo imponeva. Ma in quale direzione? Ecco perché la scelta di un programma ferroviario era anzitutto un problema politico. Al governo di Torino si presentavano tre ipotesi, in cui si confondevano ragioni economiche, diplomatiche, strategiche. Poteva dare la priorità ai collegamenti con la Valle Padana verso Milano e Piacenza. Vi si opponevano i cattivi rapporti con l'Austria e con la zona d'influenza austriaca. Poteva dare la precedenza ai rapporti con il nord europeo e attraverso il traforo del Sempione congiungere il porto di Genova con la Svizzera e la Germania renana. Oppure poteva guardare ad occidente, verso la Francia e l'Inghilterra, e scegliere per il primo collegamento internazionale la Galleria del Frejus. Fu questa la decisione del governo di Torino. Certo, influì il fatto che Piemonte e Savoia appartenessero entrambi al Regno Sabaudo. Molto pesarono le statistiche commerciali. Tre quarti delle importazioni piemontesi venivano dalla Francia, ed in Francia andavano i due terzi delle esportazioni. Per oltre 2000 anni le Alpi erano state una barriera non invalicabile, ma ardua e pericolosa tra i due paesi vicini, un ostacolo costoso e difficile al movimento degli uomini e al traffico delle merci. Dei valichi alpini, il Mongenisio era il più difficile, ma per la brevità del percorso il più usato fin dai tempi di Carlo Magno. Mercanti risoluti a faticare il guadagno, viaggiatori pronti all'avventura lo utilizzavano persino in pieno inverno, sfidando le tempeste di neve, le valanghe, le 100 insidie della montagna, i disagi ed in tempi di anarchia anche i briganti. Prima era molto difficile arrivare in Francia, tant'è che molti percorrevano una strada che passava da Iselle, Gottardo, scendeva a Briga e arrivava poi attraverso la Svizzera fino nella Savoia, perché questa era una strada un pochino più agevole del Mongenisio e del Monginevo. Gli antichi viaggiatori si appoggiavano allora ai marroni, guide e portatori insieme, duri montanari che avevano il monopolio del traffico alpino. La discesa d'inverno era il momento più esaltante e pauroso dell'avventura. Viaggiatori sedevano su rozzi sedili montati su slitte, detti ramasse, che i marroni spingevano a velocità vertiginosa, frenando, curvando, sfiorando rocce e burroni lungo le pendici d'un colle dove si aggiravano ancora i lupi e gli orsi. Anche sui valichi alpini fu Napoleone Bonaparte ad aprire l'epoca moderna. Fin dalla seconda campagna d'Italia, necessità strategiche ed esigenze commerciali gli imposero il problema di rendere più facili e veloci le vie di comunicazione. Decise di costruire sul Monginevro, sul Moncenisio e sul Sempione tre ampie strade carrozzabili e dal Moncenisio, che era l'itinerario più diretto tra Torino e Lione, assegnò la priorità. Disponeva di un corpo di ingegneri specializzati, di abbondante manodopera, di larghi mezzi. Nell'agosto del 1802 ordinò che si studiasse il tracciato della nuova strada. Nel 1803 diede inizio ai lavori.
Due anni dopo era aperta la carrozzabile tra Susa e Lunebourg. Ma nel 1807 l'imperatore in persona sperimentò l'insufficienza delle attrezzature. Partito sotto una fortissima tormenta, la sua carrozza fu gettata fuori strada dal vento e Sua Maestà corse gravi pericoli. Lo trassero in salvo due guide del posto, poi gratificate d'una pensione a vita. Per risolvere il problema dei passaggi invernali, ordinò la costruzione di 23 case di ricovero, all'incirca una ogni 2 chilometri, fornite dei generi di prima necessità, di legna, di paglia. E nei giorni di tempo cattivo, i cantonieri avevano l'obbligo di suonare di tanto in tanto una campana per guidare i viaggiatori nella nebbia e nella tormenta. La popolazione dei villaggi alpini era esonerata dal servizio di leva contro l'impegno di garantire lo sgombero della neve. Rischi e disagi non impedivano il traffico e nemmeno ostacolavano la fortuna della nuova scoperta compiuta nell'età romantica, il turismo alpino. Anche d'inverno viaggiatori isolati affrontavano la montagna in slitte trainate dai cavalli. Le diligenze assicuravano viaggi regolari ed abbastanza rapidi in ogni stagione. Se il tempo non era cattivo, in 2 giorni si poteva andare da Torino a Lione. A seconda delle condizioni della strada, le carrozze nella salita erano trainate da 7 o 9 cavalli, le slitte da 6 muli più un cavallo di guida. Nemmeno le valanghe erano un pericolo serio, perché nei tratti minacciati la strada passava in galleria. Ma l'economia europea cresceva sempre più in fretta e i valichi alpini rappresentavano un ostacolo al commercio, soprattutto nella brutta stagione. Le 22.000 tonnellate di merci e di 400.000 passeggeri transitati in un solo anno per il Moncenisio possono sembrare un bel primato e tuttavia rappresentavano una strozzatura nello sviluppo. Carlo Borini, un muratore, un piccolo operaio che lavorava della Godorta, che era emigrato prima in Svizzera e poi in Savoia e che diventò via via sempre più importante fino poi a lasciare ai propri figli Domenico e Pietro un'impresa di grandi costruzioni di ponti e di altre infrastrutture civili. Ecco, nel diario di Carlo Borini noi possiamo leggere proprio questo importante passaggio. All'inizio lo vediamo passare attraverso le Alpi d'inverno con attraversate avventurose, lo vediamo una volta attraversare le montagne, il Moncenisio con la ferrovia FEL, di cui traccia anche un breve schizzo, tanto era importante, tanto era innovativo questo nuovo mezzo. Il 24 gennaio 1865 partì per Agrano, per la via del Moncenisio, per ferrovia fino a Saint-Michel e da Saint-Michel a Susa con ferrovia a scartamento ridotto, sistema FELD, che trovai molto ardito nella parte difficile, sia in rapporto alla pendenza che alle curve, fino a 40 metri di raggio. La ferrovia aveva una terza rotaia del primo sistema a cassoncino, con bullone di piatto ogni 30 cm, più alta delle altre, e 2 ruote verticali che servivano da freno. Detto freno serviva ancora per evitare di deragliare nelle curve dato il loro piccolo raggio. Quel sistema andava abbastanza bene e permetteva di andare discretamente veloci. Una ferrovia ad aderenza migliorata con una rotaia centrale sulla quale si appoggiavano 2 ruote ad asse verticale che quindi permettevano al convoglio e in particolare alla locomotiva di non slittare sulle rotaie. Questa piccola ferrovia a scartamento ridotta, costruita da questa impresa inglese FEL, ebbe buon successo ma una vita molto breve, perché di fatto servì essenzialmente al personale tecnico che operava sui 2 fronti a realizzare il traforo del ferro. Ecco la costruzione del traforo del Moncenisio. La ferrovia passerà sotto la montagna, collegando la Francia all'Italia. Ma i travori si iniziano contemporaneamente sui 2 lati. Se i calcoli sono giusti, le 2 squadre, quella italiana e quella francese, si incontreranno a metà strada.
L'origine dell'idea e la sua realizzazione sono legate a due personaggi straordinari della Valle di Susa. Un bardonecchiese, Francesco Medail, che concepisce questa idea straordinaria e presenta addirittura una prima relazione pensando ad un traforo per abbreviare la strada del Cenisio, un traforo alpino già nel 1839, quando in Italia non esisteva non un chilometro, ma non esisteva un metro di ferrovia. Con l'audacia del pioniere, Giuseppe Medail, nato ai piedi delle Alpi, studiò la possibilità di forare la montagna per rendere più rapida e sicura la strada tra il Piemonte e la Francia. Nel 1841 scrisse a Carlo Alberto anticipando il futuro. È indispensabile abbandonare la via attuale del Moncenisio. Occorre costruire una galleria sotto le Alpi nel punto più breve, cioè sotto la montagna del Fréjus, fra Bardonecchia e Modane, e tracciare la nuova strada lungo il corso della Dora, da Susa Exil, Ulz, Bardonecchia. Il traforo delle Alpi accrescerà la vita e l'attività del Piemonte e farà del porto di Genova il primo posto dell'Europa meridionale. E questa idea viene accolta prima di tutto da Casa Savoia, viene accolta dal re Carlo Alberto e poi portata avanti da suo figlio Vittorio Emanuele II. E l'altro è il ministro Louis de Zambrano de Navascia, l'ultimo dei signori di Bardonecchia, una dinastia durata oltre 700 anni. De Zambrano in quel momento dal 41 al 44 era intendente e governatore della città di Nizza, quindi non aveva ricevuto niente. Quando è rientrato nel 44 ha trovato questo progetto che ha, diciamo, sposato in pieno, perché gli è apparso come una cosa molto interessante e d'avanguardia. Per capire il realismo del progetto, a prima vista assurdo, occorre rifarsi al momento storico. Erano quelli gli anni in cui l'Europa discuteva con passione le possibilità rivoluzionarie offerte ai trasporti dalla strada ferrata ed il boom industriale degli stati occidentali, Inghilterra, Francia, Belgio, Germania renana, favoriva programmi ambiziosi, mentre le nuove scoperte tecnologiche offrivano i mezzi per realizzare opere fino allora utopistiche. Quest'opera fu possibile non soltanto in virtù di queste tecnologie, ma soprattutto di quella nuova disciplina che era entrata nella cultura anche italiana con Ignazio Porro, che è quella della misura del territorio. Se non si fossero messi a punto quelle macchine, quei dispositivi ottici, tipo il celerimetro, tipo i tacheometri, che permisero di mappare le Alpi non soltanto su un piano orizzontale, ma anche nella loro tridimensionalità, non sarebbe stato possibile perforare il Fréjus e soprattutto fare in modo che, procedendo sia dal versante francese sia dal versante italiano, i due fori poi arrivassero al centro ad unirsi. Il progetto di Medail fu ripreso dopo meno di 15 anni, appena l'invenzione di perforatrici meccaniche ad opera dell'ingegnere savoiardo Sommeillet consentì di affrontare con ragionevole speranza di successo l'assalto contro molti chilometri di rocce alpine. Le perforatrici erano già una realtà e però funzionavano con una energia idraulica. Ma questo portava due grossi inconvenienti. Primo, era difficile condurre per lunghi percorsi di perforazione queste condotte dell'acqua. Secondo, c'era pur sempre la necessità di riportare l'acqua indietro, perché una volta esercitata la sua spinta, l'acqua aveva necessità in bassa pressione di ritornare a valle. Con la trasformazione, perché questo fu veramente il punto chiave della innovazione di Germano Sommeillet, con la trasformazione delle perforatrici idrauliche in perforatrici pneumatiche, si facilitò di molto il trasferimento dell'aria compressa, perché era più facile ovviamente trasferire dell'aria compressa che non dell'acqua fino al fronte, dove sul carrello erano montate parecchie perforatrici.
le quali, ricordiamo, non andavano a fresare il fronte di avanzamento della galleria, ma servivano essenzialmente per praticare quei fori nei quali veniva poi introdotta la carica esplosiva che poi distruggeva via via il fronte roccioso. Il lavoro nei primi anni si svolse tra tali difficoltà da incoraggiare gli scettici, che erano molti in Italia e fuori. Il traforo non era ancora cominciato, che a Napoli se ne parlava ironicamente come del Pertusillo, un buco piccolo piccolo nella grande montagna. Il ministro di Sua Maestà Britannica a Torino, Sir James Hudson, aveva dichiarato ufficialmente nel 1860, quindi con i lavori già iniziati del traforo, «Je crois plutôt au percement de la lune qu'au percement du Mont Cenis». Credo piuttosto che si riesca a fare il traforo della luna, piuttosto che si riescano a forare le Alpi. Ma riporta l'abate Baruffi che il conte Camillo di Cavour aveva promosso quest'opera insieme ai suoi ministri, un'opera grandiosa quasi per sbalordire l'Europa e persuaderla che se il governo sardo trasportava i porti e traforava le Alpi, poteva con maggior ragione fare l'Italia. Il traforo del Freius è legato non soltanto al nome di Germano Sommeyer, ma anche agli ingegneri Grandis e Grattonis. E bisogna ricordare in questo senso che appunto è giusto attribuire la paternità e la direzione dei lavori a questa triade di tecnici, perché il lavoro della perforazione del Freius fu una grande opera di infrastruttura civile, in cui il coordinamento coinvolse i dipartimenti di ponti e strade, con competenze che, come si è già detto, non erano soltanto quelle tecniche della perforazione, quindi dell'arte mineraria in un certo senso, che si stava sempre più sviluppando in un'Italia che forse non aveva grande esperienza di miniere per via della mancanza di risorse minerarie, ma che proprio per e in virtù delle nuove tecnologie diventò importante nei grandi trafori. Pensiamo, ci fu il traforo del Freius, poi ci sarà quello del Gottardo, del Sempione, che aprirono definitivamente il nostro paese ad un contesto europeo. La roccia era durissima, soprattutto da parte italiana. Da Bardonecchia verso Modan si procedeva di 60 centimetri al giorno, troppo poco per una galleria di molti chilometri. Soltanto con le perforatrici pneumatiche, nate dalla collaborazione di due inventori, il savoiardo piemontese Sommeyer e il milanese Piatti, lo scavo poté essere accelerato. Un altro vantaggio della perforatrice di Sommeyer era quello che una volta esercitata la sua funzione meccanica, l'aria compressa poteva liberamente essere scaricata nell'ambiente, senza avere bisogno di un condotto di ritorno. E questo aveva un effetto secondario anche favorevole, perché generava un flusso d'aria dal fronte della galleria verso la bocca di uscita, verso la bocca di entrata della galleria stessa. E questo permetteva quindi una circolazione d'aria del tutto favorevole sempre in ogni tipo di scavo. In questo modo, in maniera assolutamente innovativa, il traforo del Freius fu completato in una decina d'anni. Se lo confrontiamo con i tempi tecnici con cui oggi ci troviamo ad operare, anche questo ci lascia molto pensare. L'opera fu avviata in due tempi. Nel 1852 venne decisa la costruzione della ferrovia Torino-Susa, l'anno dopo della strada ferrata da Modan verso Lione. Poi nel 1857 le due Camere approvarono il progetto definitivo del traforo per collegare i due tronchi ed appena un mese dopo, il 31 agosto 1857, i lavori furono inaugurati da Vittorio Emanuele II. Le parole che accompagnarono il discorso del ministro Cavour quando chiese l'approvazione al Parlamento della famosa legge del 15 agosto del 1857 che dà il là a questo lavoro straordinario. E Cavour dice così: «Io però confido, signori, che voi non vorrete disdire la vostra carriera
sul finire di questa travagliosa legislatura. Poi ancora, noi avevamo la scelta della via, abbiamo preferito quella della risoluzione e dell'arditezza. Non possiamo rimanere a metà, è per noi una condizione vitale, un'alternativa impreteribile, o progredire o perire. E queste sono le ultime parole con cui chiese il voto che fu vittorioso. Io nutro ferma fiducia che voi coronerete la vostra opera con la più grande di tutte le imprese moderne, col deliberare il perforamento del Moncenisio. Chiudo con le parole di Desambrois, con cui anch'egli termina questo suo memoriale dedicato alle Notizie sur Bardonesche, che è un po' il primo manuale turistico che in qualche modo divinava il futuro della vallata dell'Alta Valle di Susa e della vallata di Bardonecchia. E nella parte dedicata al Freius lui scrive così: il paese ha perduto forse la sua poesia, ma l'afflato potente di un grande progresso della civilizzazione e dell'industria umana vi ha impresso una vita nuova, e in questi luoghi un tempo solitari si realizza una delle opere che onorano il genio e l'audacia dell'uomo. L'altro protagonista dimenticato, se così vogliamo dirlo, ho messo un po' in ombra, e certamente il ruolo svolto da Casa Savoia, perché se non avesse trovato credito prima presso Re Carlo Alberto il progetto di Medaille e poi presso Vittorio Emanuele II, il quale si trovava ad affrontare situazioni terribili per lo Stato, pensiamo a come andò al potere, in qualche modo a come raccolse lo scettro dopo l'abdicazione e l'esilio del padre Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II. Il decennio di preparazione è stato un decennio in cui ci si è dovuti leccare le ferite, soprattutto economiche, di una disastrosa prima guerra di indipendenza, e poi un cantiere che parte e che ha il momento di maggiore difficoltà durante la seconda guerra di indipendenza. Allora, se non avessero tenuto duro i Savoia, certamente questa realizzazione non ci sarebbe stata. Ma che cosa voleva dire veramente, che cosa è stato realizzare questo traforo? È stato non solo collegare la Savoia e il Piemonte, quindi due parti importanti del Regno di Sardegna, quindi il Piemonte collegato poi al mare con la ferrovia Torino-Genova, ma è stato dirottare tutto l'asse internazionale dei trasporti, tagliando fuori i francesi, i quali solo torto collo vennero costretti poi dal trattato per la cessione di Nizza della Savoia ad accettare anche il completamento di quest'opera molto costosa e molto impegnativa. La Francia non intendeva sostenere nemmeno in parte l'onere di un'opera tanto arrischiata, che non rappresentava per l'economia nazionale un interesse immediato e che poteva favorire Genova nella concorrenza con Marsiglia. L'Inghilterra era favorevole ai trafori alpini e ad una linea che abbreviasse i tempi di viaggio della valigia delle Indie, ma restava naturalmente estranea all'impresa. Per impegnare il Piemonte da solo in uno sforzo così pesante, ci voleva al governo un uomo che avesse la fede, la genialità e la forza di Cavour. Fin dal 1846 egli ne aveva intuito l'importanza e scriveva nella Revue Nouvelle: una strada ferrata per Chambéry, sotto le più alte montagne d'Europa, farebbe di Torino una città europea, un punto d'unione fra nord e sud, un centro dove i popoli settentrionali e i popoli latini scambino merci e idee, a gran vantaggio soprattutto del Piemonte. Torino potrebbe diventare il passaggio obbligato ad una gran corrente di affari anglo-franco-italiana. Con queste stesse convinzioni, 10 anni più tardi, egli sostenne in Parlamento il progetto del traforo e lo stanziamento della somma, allora enorme, di 41 milioni. Capolavoro d'ingegneria che quasi non ha subito ritocchi. La prima tra le grandi gallerie del mondo, un monumento al lavoro, al coraggio, all'intelligenza dei vecchi piemontesi che la costruirono, sfidando il rischio e lo scetticismo,
per aprire ad una terra italiana le porte dell'Occidente.